15 spettacoli alla Sala Verga, 12 alla Sala Futura, diverse formule di abbonamento e un progetto scuola. Sono questi i numeri della nuova stagione del Teatro Stabile di Catania, stagione che ha un nome importante, la Grande Stagione. Grande anche perché diamo diverse opportunità, abbiamo 9 spettacoli fissi che riguardano tutti gli abbonamenti, ma poi c'è un abbonamento on-off che permette di affiancare a questi spettacoli 3 spettacoli di taglio più sperimentale, Emma Dante, Enia, Carrozzeria Orfeo, ma abbiamo sempre più un coinvolgimento di Sala Futura e quindi l'altro abbonamento lo chiamiamo Le Parole del Teatro, perché oltre i 9 spettacoli fissi ci sono 3 spettacoli spiccatamente letterari di Teatro Futura, tra cui spicca Leo Gullotta, che ci fa questo grande atto d'amore per la città di venire a rilanciare con maggiore forza il Teatro Futura. È anche importante che presentiamo insieme i 2 cartelloni. L'anno scorso non potevamo farlo perché stavamo chiudendo l'accordo che ci permette di essere a Teatro Futura. Adesso quindi ci presentiamo grandi, perché con 2 spazi, e grandi anche con delle bellissime tournée che ci faranno toccare le più importanti città d'Italia. È una grande collaborazione, perché abbiamo ben 2 coproduzioni sulla Sala Grande, sia Nozze di Sangue che Anna Karenina, e poi anche in Sala Piccola invece abbiamo 2 scambiate ospitalità di produzioni nostre, quindi proseguiamo a braccetto fra i 2 teatri stabili della Sicilia, e credo che sia una cooperazione che rende molti frutti. Sono tutta quanta una serie di combinazioni favorevoli. Io in questi primi giorni sto vivendo di straordinarie, fortunate e fortunose coincidenze. Spero che sia così, perché nell'interesse della città mi auguro ci possono essere sempre più occasioni propizie per risollevarla. Il teatro diventa un momento di questo. Il nostro teatro ha una sua valenza storica nel panorama italiano intero. Siamo riusciti nel passato a inventarci, grazie alle opere di Verga, di Martoglio, al ciò che poi sarebbe stato preso, rubato da tutti quanti i teatri d'Italia, non solo d'Italia. Le nostre tradizioni sono note a tutti. Adesso dobbiamo cercare di approfittare del momento straordinariamente favorevole, perché il teatro diventa anche attrazione di turismo. La Sicilia fa parte del mio cuore, ci vengo spessissimo con i miei spettacoli, quindi per me è un ritorno molto felice, con la regia di Luis Pasquale, che è un grandissimo maestro, nelle Nozze di Sangue di Federico García Lorca. È una prova piuttosto faticosa, piuttosto difficile, perché è una sua riduzione di Luis, di questo grande capolavoro di García Lorca, che però è ridotto in questa sua personale riduzione in un atto unico, dove c'è il flamenco, la musica e la parola, e mi si chiede, diciamo, un impegno notevole, perché sono sia la madre che la sposa, quindi è un impegno, diciamo, difficile.